Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube Aegis Tactical. Io sono Bob, non mi avete mai visto perché sono sempre dietro la telecamera. E oggi sono qui davanti perché comunque parliamo di un argomento a me caro che è il medium long range e quindi inauguriamo anche la nuova rubrica su questo argomento, diciamo. E qui con me c'è Valentino Mariani Ciao a tutti. Ok. della Audre SRL, nonché nostro membro del club. E ci illustrerà oggi le nuove new entry del suo catalogo che noi abbiamo già potuto testare. E Meno quindi, senza andare avanti, lascio la parola a Vale. male. Grazie, Bob. Allora, vediamo noi. Oggi presentiamo due prodotti della nostra nuova linea Audere Shadow, che è una linea di prodotti entry level. Progettata da noi ma realizzata altrove, a differenza della nostra solita produzione che è completamente made in Italy. Veniamo innanzitutto dal bipiede, che è questo modello. Vediamo che ha le gambe realizzate in carbonio e questo contribuisce al suo peso che è di circa 300 grammi, ideale appunto per un'applicazione su un'arma semiautomatica o comunque un'arma più votata alla leggerezza. Naturalmente le gambe sono regolabili, grazie a questo bottone tutti i comandi sono dalla parte del tiratore. Quante posizioni ha la regolazione delle Questa gambe? regolazione come lunghezza ha quattro posizioni, mentre come regolazione indipendente per quanto concerne l'inclinazione abbiamo cinque posizioni per ciascuna gamba. Vediamo inoltre che abbiamo la regolazione naturalmente del canting qua dietro e notiamo anche una cosa inusuale. Come vedete, l'aggancio si trova di fronte a quello che è il corpo del bipiede, cosa che è il contrario di quello che si vede di solito. Ma d'altronde, per impiegare proficuamente sul campo un bipiede, bisogna che esso sia più verso di noi che più verso la volata. Potremmo raggiungere con le mani. I piedini sono intercambiabili. Qui su questo AR di Bob, prestato gentilmente, abbiamo il piedino in acciaio inox che è destinato all'utilizzo su terreni più impervi come terra o comunque terreni irregolari. E poi abbiamo i piedini standard che sono in gomma, come vediamo. Per superfici regolari, per il bancone di tiro, quando dovete fare i vostri azzeramenti. L'interfaccia è a sgancio rapido, sia picatinny, come vediamo qui, e sia Arca Rail o Arca Swiss. Questo per poterla adattare a qualsiasi tipo di impiego, sia su armi semiautomatiche che bolt action, dotata di questa interfaccia. È uno Quindi io se strumento mi leggero. compro, diciamo, un bipiede col sistema Arca Rail, posso Sì. comprarmi anche la testa con la Picatinny Al come momento non l'abbiamo accessorio. ancora, però presto metteremo come Ok, optional se uno quindi un vuole. bipiede e due attacchi, quindi. Esatto, noi vogliamo che sia uno strumento estremamente modulare per poter consentire a tutti quanti di impiegarlo come meglio credono. Questo è il packaging, abbiamo questa bella valigetta. Noi vediamo così se uno si compra sul bipiede, se lo porta a casa, si monta sul fucile, gli gira le balle o andare in armeria a comprarsi una pistola, ci sta anche quella qui dentro. Rimanendo in tema di Arca e Picatinny, abbiamo il secondo prodotto di quella che è la linea Audre Shadow, che è lui, il nostro treppiede. Come vediamo, questo anche è fatto con le gambe in carbonio. Naturalmente è regolabile in lunghezza tramite delle leve. Abbiamo specificatamente voluto le leve per rendere la regolazione molto più veloce, ma non solo, anche affidabile, perché il classico pomello. Delle volte abbiamo le mani bagnate, siamo Sì. stanchi, ci girano le scatole, non lo stringiamo mai alla stessa maniera. Mentre la leva, una volta aggiustata tramite il registro posteriore, ci consentirà di avere sempre lo stesso serraggio. Adesso le stringo tutte, eh? Arrivo subito un momento. Eccolo qua. Questa, bene o male, è la massima altezza, più che sufficiente per quasi qualsiasi tipo di applicazione. Sì, direi di sì. E abbiamo la nostra leva di regolazione. Abbiamo la nostra frizione, che ci molto grande, molto generosa, molto ergonomica, che ci consente di fermarlo in qualsiasi posizione noi vogliamo, sia ruotando in maniera tridimensionale, quasi praticamente. Abbiamo naturalmente anche per la larghezza degli step Dall'altra regolabili, parte. grazie, che ci consentono di appiattirlo moltissimo. Come potete vedere, questo può arrivare a essere quasi neanche 30 cm da terra, il che ci consente qualsiasi tipo di posizione di tiro vogliamo. Come dicevo, la testa è snodata e ha la frizione che ci consente di bloccarla in qualsiasi posizione e naturalmente anche questa ha uno sgancio rapido, anche questo naturalmente regolabile, che è contemporaneamente compatibile Picatinny, qui centralmente, e Arca Rail,
bilateralmente. In questo modo, indipendentemente dal tipo di interfaccia che avremo sulla nostra arma, potremo adattare le nostre esigenze e impiegarlo quanto più velocemente possibile. Resistenza al peso, sollecitazioni? Noi l'abbiamo testato per circa 25 kg per 72 ore, aggrappati qui sotto, il treppiede non ha mosso di un millimetro e praticamente una volta che si sono regolate correttamente la tensione delle viti delle leve, non avete nessun problema a ottenere la resistenza che vi serve. Sicuramente per impiego su armi da fuoco, ci buttate su un Barrett 82, siete così fortunati ad averne uno a casa, era suo anche quello. Questo è quanto, anche questo appartiene a una linea di prodotti che ha un prezzo ragionevolmente abbordabile per il tipologia di prodotto e per le caratteristiche che offre, sempre in linea con quella che è la filosofia di Audrey Shadow. Allora Vale, vogliamo vedere come montare questo fucile sul nostro treppiede? Se proprio insisti, ci guardiamo. Allora, abbiamo qui in questo caso abbiamo un inserto Picatinny, quindi quello un po' più piccolo, magari anche un po' più rognoso, però noi semplicemente andiamo a appoggiare contro la clamp, tac, e chiudiamo. Questo è tutto quello che dobbiamo fare. Naturalmente dobbiamo provvedere a regolare il clampaggio sulla Picatinny. Sì, la regolazione micrometrica della... Sì, esatto, perché ai noi la standard Picatinny è una delle cose più scabrose per quanto riguarda gli standard, cioè sono tutte fuori specchio. Ognuno ha le sue dimensioni. Esatto, un disastro. Una volta abbiamo l'arma assicurata, possiamo fare tutte quante le nostre varie aggiustamenti e naturalmente in base a quanto noi andremo a stringere potremo decidere quanto regolare la resistenza del nostro treppiede. Fino a che non lo stringiamo completamente per... E giù, in questo modo è assolutamente serrata e inamovibile. Sì. Assicurata all'arma. Possiamo anche caricarci tutto il peso che vogliamo, scusami Vale. Vai vai! Lei comunque sia il bipiede non flat, non anche si muove. Perché se si parla di peso è un po' meglio che ci carichi te. Però sì, noi ci tenevamo che anche se è un prodotto entry level che consente a quasi tutti di poter entrare nel giochino treppiede per tiro long range, avesse le caratteristiche minime per poter offrire un'esperienza di tiro. Senza spendere per forza 1000 euro. Però anche col cuore leggero di dire non è che adesso mi collassa addosso, ma è uno strumento affidabile. Sì, sì. Questo è quello che cercavamo. Io direi Vale che abbiamo visto, dai, abbastanza nel dettaglio sia il bipiede che il treppiedi. Non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, qualche dettaglio che ci è sfuggito. No, direi se di volete no. Dare un'occhiata al nostro sito www.audere.sn potete trovare ulteriori dettagli su questi prodotti. Per il resto penso di aver detto tutto, anzi grazie che... Tanti altri prodotti come monte, per le ottiche, come freni di bocca. Quella che è la produzione made in Italy di Audere, esatto. Sì, svariati accessori per armi. Date un'occhiata. E niente, io ti ringrazio. Grazie a te per avermi ospitato in studio. In studio, ragazzi. Speriamo di fare degli altri. Dai, avremo l'occasione sicuramente di fare altri video insieme. Benissimo. E anche in altre sedi, in altri luoghi, come può essere un poligono tranquillamente. Sì. Ci vediamo al poligono. Ciao ragazzi. Ciao.